Animali del Quinto classificato si merita il vostro applauso. Vai, vai, vai pubblico! Incredibile! Si piazza! Si piazza! Altri piazzamenti! Ci sono altri piazzamenti tra i primi 10 da andare a conquistare! Quinta posizione per Alessandro Bona, abbiamo dato praticamente in diretta i primi 5 classificati all'attenzione. Dobbiamo aspettare il gruppo, qua c'è qualcuno che si applaude, il giocatore del Lazio. Bravi ragazzi, bravi tutti! Eric Paties, campione italiano categoria allievi qui a Comano Terme, possiamo dirlo un po' a sorpresa. Tu quando l'hai capito che avresti vestito questa maglia? L'ho capito sotto l'ultima salita, l'ultimo giro, quando il giudice di corsa mi ha detto che avevo un minuto, mancavano 5 km più o meno, con un minuto avevo capito che potevo arrivare. Allora sono riuscito a gestirmi sulla salita, a rischiare poco o niente in discesa, e alla fine con un minuto gli ultimi 5 km, a meno che non si cade, è difficile perderla. Tre vittorie in questa stagione, il campionato regionale, il campionato italiano. Adesso con che spirito affronti la seconda parte? Sicuramente con un altro spirito, perché io ero venuto qua per aiutare il mio compagno Cristian Pase, che era quello che aveva più chance, però mi sono trovato là davanti e allora alla fine della salita più lunga, al secondo giro, ho attaccato e mi hanno lasciato andare, diciamo. Ecco, invece raccontami un po' tatticamente come avevi preparato questa gara. Hai detto che eri qua per aiutare il tuo compagno, e poi come vi siete mossi in gara invece? Io ho visto che all'inizio proprio il primo giro è nata la fuga e ce n'erano tre del Veneto, per cui alla fine il Veneto, che è una squadra che avevano un sacco di corridori, quindi io ho detto boh, vado dentro, in caso se vedo che è una fuga che non va, non tiro e mi ci facciano riprendere. Poi ho visto che è andata e siccome vedo che sulla salita lunga stavo abbastanza facilmente col gruppo, invece sullo strappettino più corto facevo molta fatica e ho deciso di attaccare là in modo da o vincerla là, e se no la perdevo sulla salita finale. E la dedica per questa maglia di tricolore a chi va? A Cristian Cigai, il nostro allenatore, che non sta molto bene nonostante tutto è qua. Damiano Valerio, medaglia d'argento qui a Comano Terme tra gli allievi. Nel finale sembrava che fosse Lorenzo Peschi a dover vincere questa medaglia, perché era da solo, stava addirittura per riprendere Paties, poi invece come ti sei mosso nel finale? Sì, nel finale ho lasciato andare Peschi sulla salita e poi in discesa, cioè, ho recuperato, e poi l'ultimo chilometro e mezzo lui non mi ha dato più cambi. Però io ho tirato lo stesso, perché comunque c'era il rischio anche di prendere la medaglia, almeno mal che andava facevo sul gradino più basso del podio, no? Poi qua in volata l'abbia lanciata nello stesso momento, poi lui si è bloccato perché mi sembra che aveva i crampi, io invece ho continuato, anche io ce l'avevo, però ho resistito un po' di più e niente, è arrivato questo bellissimo secondo posto e non ho nessun rammarico, perché il primo, cioè, è andato via bene. E poi da dietro tiravamo anche, quindi è andato fortissimo lui. Ecco, facciamo un passo indietro. A un certo punto eravate in 5, Paties se ne va. Come avete provato a riorganizzarvi voi lì dietro? In teoria avreste dovuto avere il vantaggio di essere più numerosi. Sì, lui è partito e io non lo so se ne avevo, però comunque non ho neanche reagito al suo scatto perché mancava ancora tanto, no? E poi in discesa ci siamo dati un po' di cambi, solo che è andato veramente bene, cioè noi da dietro abbiamo provato ma lui ce l'ha fatta in un modo veramente bello. Una dedica per questa medaglia d'argento? Dedica alla mia famiglia, allo staff del Piemonte con Francesco Giuliani e tutti i miei compagni, e poi alla mia squadra, al Madonna di Campagna, qua ai DS, al presidente e a tutti i miei compagni.
Lorenzo Peschi, medaglia di bronzo qui a Comano Terme, eppure per un attimo è sembrato che ce la potessi fare. All'ultimo chilometro avevi una ventina di secondi di ritardo nei confronti del battistrada. Cosa hai provato in quei momenti? Sì, sapevo che all'ultima salita comunque il ragazzo davanti aveva un gap di un minuto, allora dovevo dare il tutto per tutto se volevo la maglia tricolore. Ho provato, ho forzato in salita, sono riuscito ad andare via da solo, ho guadagnato molto. Poi però ho iniziato ad avere dei crampi e quindi nel finale mi è rientrato anche il ragazzo del Piemonte e purtroppo si è infranto questo sogno tricolore. Ecco, invece c'era questa fuga 9 che è partita abbastanza presto e sinceramente nessuno pensava che sarebbe arrivata. Quando avete capito invece che era quella decisiva? Beh, sicuramente quando il vantaggio ha iniziato a salire ci abbiamo iniziato a credere. Abbiamo iniziato a credere e alla fine è andata bene. A chi la dedichi questa medaglia di bronzo? Sicuramente a mio babbo, a tutta la squadra, a Flavio e a tutti i ragazzi della Toscana, e poi una dedica speciale a Matteo che purtroppo oggi doveva essere qua con noi ma ha avuto un brutto incidente, quindi un auguro di pronta guarigione.